La mostra mette in dialogo due artisti, uno scultore, Eugenio Iurilli, e un fotografo, Francesco Bosso, sul tema del bianco. Perché il bianco? Il bianco è un colore che ha affascinato, e anche un non colore, che ha affascinato moltissimo artisti del passato, ma pensiamo soltanto al Novecento italiano, pensiamo a Lucio Fontana, a Piero Manzoni, ad Reinhard e come fotografi anche a Weston, Adams. Quindi l'idea di accomunare un racconto che si snoda sul concetto di bianco, inteso però come pulizia della mente, come spiritualità, mettere insieme uno scultore e un fotografo, è proprio questo l'intento di questa mostra. Francesco Bosso lavora su immagini fotografiche che non hanno una connotazione geografica, si spostano dalla Groenlandia, dai ghiacciai, bianchi ai deserti dell'Africa, ai deserti bianchi, oppure immagini soltanto di cielo, di orizzonti, dove il confine è dato solo dalla linea d'orizzonte, dal passaggio tra il bianco e il nero, la luce e l'ombra, la vita e la morte. L'idea di Bosso è anche proporre una fotografia che sia estremamente minimalista e pulita, no? Immagini piane, scale, senza la presenza dell'uomo. È come se l'uomo potesse contaminare questi spazi puliti, questi spazi sacri della mente.